In uno scenario come quello attuale, caratterizzato dalla pandemia, poi dalla guerra, da una crisi energetica, queste tematiche ESG e la transizione verso la sostenibilità rappresentano ancora una priorità? Rappresentano un'enorme priorità. Tre punti essenziali, secondo me. Il primo, serve una visione di lungo, e in questa visione di lungo sembra un patto tra generazioni. Il secondo punto, dobbiamo assolutamente comprendere il senso dell'urgenza sul tema del clima e il senso dell'interconnessione che abbiamo tutti noi, e quindi quanto i paesi più poveri, quelli in via di sviluppo, saranno quelli che pagheranno. Gli investimenti che non facciamo oggi saranno grosse spese per domani. E il terzo punto è sul cambio del paradigma. Dov'è la crescita? È una crescita economica quantificabile? È una crescita in termini di benessere, in termini di sviluppo, in termini di uguaglianza. Dobbiamo cambiare. Io credo che in ESG ci siano due gambe che sono l'output, che sono la parte capitale umano, la parte sociale e la parte ambientale, e c'è una parte invece che è l'input, cioè è il modo in cui arriviamo. Quindi governance prima degli altri per arrivare agli altri risultati. Che cosa porta? Una buona governance porta un'ottima comunicazione interna, quindi porta un lavoro ben fatto sui temi del purpose e porta dei risultati su chi? Su tutti gli stakeholders, sulla capacità di allinearsi e sui talenti, sulla capacità di attrarli e di mantenerli. Ma le tematiche ESG come vengono gestite all'interno di Amplifon? Il nostro impegno in politiche concrete di sostenibilità è stato sicuramente molto importante. È un dato di fatto oggi che sempre più analisti e investitori integrano criteri ESG nei loro criteri di investimento, nelle loro analisi. È altresì un dato di fatto che, ad esempio, tale impegno è determinante per attrarre i giovani, soprattutto i cosiddetti millennials. Per quanto riguarda la gestione di queste tematiche, la governance, questa si estende in maniera uniforme all'interno di tutta l'organizzazione, a partire dal consiglio di amministrazione che ne è il promotore, supportato ovviamente dal Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità. Vi è poi una funzione dedicata alle tematiche ESG, alla rendicontazione, al coordinamento della strategia ed è il punto di riferimento per la comunità finanziaria, ma poi sono veramente tutte le funzioni aziendali per le competenze ad esse associate che contribuiscono a questo obiettivo e a queste iniziative. Risorse umane, marketing, risk management, supply chain e così via. Le iniziative sono state molteplici in questo ultimo anno. Ad esempio, abbiamo aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, quindi ai 10 principi in ambito di diritti umani, diritti del lavoratore, tutela dell'ambiente e anticorruzione. Siamo promotori per quello che riguarda i principi del Women Empowerment, sempre delle Nazioni Unite. Abbiamo adottato un codice di condotta dei fornitori, quindi per favorire un comportamento sempre più etico e responsabile lungo l'intera filiera. Infine vorrei menzionare anche l'integrazione della sostenibilità nella strategia e nella performance finanziaria. Abbiamo sottoscritto ad esempio due finanziamenti sustainability linked. Non da ultimo, a un anno data dal lancio del nostro piano di sostenibilità denominato Listening Ahead, abbiamo raggiunto importanti traguardi. Abbiamo infatti incrementato la diffusione di apparecchi acustici ricambi, consentendo di non utilizzare e quindi non smaltire oltre 130 milioni di batterie. Abbiamo peraltro fornito test gratuiti dell'udito per i nostri consumatori, consentendo un risparmio per la collettività di circa 200 milioni di euro nel 2021. E poi, pensando ad esempio anche alla formazione, abbiamo fornito oltre 300.000 ore di formazione ai nostri dipendenti su base globale.